fabbrica non occupata, perché il comune gliel'ha pure data, da circa 400 rom che litigano fra bosniaci e romeni, perché poi il casino Sono è quelli di che stamattina anche all'interno anche. del casino litigano fra di Sono loro comunità diverse. 167 bimbi che camminavano a piedi nudi fra i topi. Ora mi dica la sinistra se questa è integrazione, accoglienza o se è una schifezza. Io non penso che sia questo il futuro. Quindi la chiusura dei campi rom, con le buone maniere, educatamente, per carità di Dio, penso che sia l'interesse dei cittadini romani e degli stessi bimbi che vivono segregati Esattamente. in condizioni come Vedere quelle. tutti quei bambini stamattina, ho chiuso, non Cosa so che fai? fa. Ma non sei capace, Non cosa so hai che ho fatto, ma io. schiacciato? Notare la Oddio. felpa Giorgia Meloni sindaco. E Niente, approfitto, io ho fatto. messaggio di servizio, io oggi pomeriggio alle 18 a Città di Castello, alle 21 ad Assisi, domani in Eccolo, giro per la Toscana scusate. e venerdì in Puglia, sei Non sono tornata? capace. Sì, no, dicevo che Non siamo vedere tutti quei. tecnologicissimi. No, non Marchini è più tecnologico di noi. molto, sì. Non piglia un voto, però è più tecnologico. Comunque, stamattina vedere tutti quei bambini che invece di andare a scuola, quando il Comune di Roma ha speso milioni di euro sulla scolarizzazione dei Rom, e poi a un certo punto è arrivato il pulmino che Ah, riportava sì, è i bambini dalla vero! scuola, e È mentre arrivato lo tutti i scuolabus bambini erano a perché. Aspetta, manifestare, non lo dire scuolabus subito. era vuoto. No, non era vuoto. Sii onesta, C'erano due perché bambini. c'erano tutti i giornalisti che, di sinistra che ci chiedono: ma qua bisogna aiutare la scolarizzazione, spendere soldi. Tac! Arriva lo scuolabus, era più o meno la una. Arriva questo Pagato dal scuolabus, comune. bello, pagato dal Comune di Roma, passa lo scuolabus, numero di bimbi presenti? Due. Due. Poverini, massimo Bambini. rispetto per quei due bimbi. Gli altri 200. E infatti poi è venuto il responsabile del campo a parlare con me, a dirmi che loro vogliono dialogare. Io gli ho chiesto, la prima cosa che gli ho chiesto è: scusa, perché non mandate i vostri figli a scuola? E mi ha risposto: hai ragione. E io ho detto: guarda, di qualunque cosa vogliate parlare con me, si parte dalla scolarizzazione dei bambini, perché gli schiavi li abbiamo aboliti qualche centinaio d'anni fa, e quindi vedere gente che cresce senza sapere niente, che vuol dire che non sono liberi, è una cosa che noi non siamo più in grado di tollerare. Perfetto, quindi ordine, pulizia, decoro, sicurezza, poi Roma è Senti, ma enorme, è grande 7 volte questo Milano. ballottaggio?